Una bella scarichetta, tac. Il mio mazzo fa quittare la gente. Raga, che cazzo è successo? Ma non gli basta. Uno di vita! Grande princess, cavolo. Porta via tutto, porta. Sì, l'ho fatta, la scena quella da coglione samurai è divertente, l'ho messa a inizio video. Basta con le stupidaggini? Perfetto, iniziamo. Bene ragazzi, questo è Epmi e bentornati in questo nuovissimo video della serie di Clash Royale. Spesso e volentieri, anzi direi sempre, mi capita quando vado a fare le partite all'interno dei miei video di andare a copiare i mazzi dalla classifica. Questo per il semplice motivo che non gioco tantissimo a Clash Royale, ma quando gioco è perché sto registrando appunto un video. E Steppi non usci mai i tuoi mazzi! Steppi c'è un copione infame! Allora ragazzi, partiamo dal presupposto che in Clash Royale quante carte ci sono? 64 carte, bene. I mazzi, per quanto possano variare, alla fin dei conti più o meno avranno sempre le stesse carte, perché ci sono carte che non si utilizzano e carte un pochino più forti. Oggi vi farò tutti quanti felici perché andrò a creare da zero un mazzo con le carte che reputo più forti in sinergia fra di loro all'interno del mio mazzo. Quindi mettiamoci ste benedette cuffie. Se non lasciate però un pollicione in su immediatamente, mi fate arrabbiare. Mi chiamano adesso. Dai, dai, risposto. Stavo lottando su Clash Royale. E tu eri facendo una lotta? Vediamo un po' se riuscirò a registrare in santa pace. Leva sta spada che mi fa un prurito. In primis, secondo me una carta che non può assolutamente mancare è la principessa. Una delle carte più forti a mio parere, perché ti permette di gestire a distanza gruppi di ondate come scheletri, barbari, sgherri, tutto e di più, senza il minimo pericolo, se non frecce, tronco, chi più ne ha più ne metta. Quindi a principessina non può assolutamente mancare. Punto numero 2. Un'arma molto forte per cacciare giù le torri è sicuramente il gigante Royale. Ecco, lui è un tank che fa anche un botto di danno. Certo, costa 6 e bisogna saperlo proteggere, però noi saremo all'altezza. Ovviamente non possiamo basarci solo sulle truppe da terra, ma ci servirà anche un qualcosa che contrattacchi l'aereo. Quindi ci mettiamo un mega sgherro, per quanto spesso e volentieri mi piaccia mettere gli sgherrettini piccoli, però il mega sgherro fa parecchio danno e soprattutto in combo con il gigante Royale che fa da tank, lui dovrebbe riuscire a sopravvivere e spaccare i culi. E fino a qui ci siamo. Allora, la tronco direi di lasciarla, quindi la lascerò lì dov'è. Metto molto volentieri gli arcieri, che sono davvero una bomba, soprattutto se si fermano dietro il gigante, riescono a polverizzare tutto. Una struttura in difesa che mi piace davvero tanto è la torre infernale, quindi la metto qua al posto del bocciatore, che mi salva contro i mastini, mi salva contro i giganti royal, mi salva contro il bocciatore, mi salva contro tutto. E in alternativa, se ci avesse l'avversario, c'ho io la scarica per fermargliela nel momento giusto. Quindi l'ultima carta a modificare all'interno del mazzo in questo momento è il gigante, che devo vedere con cosa sostituire. Ero indeciso fra stregone e moschettiere, però voglio mettere un'arma a doppio taglio, il barile di goblin, e provarlo come strategia di sicurezza nel caso in cui io riesca a fargli un danno speciale piazzandoglielo dietro la torre. È un mazzo mediocre, si poteva fare di meglio, si poteva fare di peggio. Andiamo a vedere cosa riusciamo a combinare. Ci servono 9 corone per il baule e poi sono a posto, io non voglio nient'altro. Vedo che la mia strategia può già partire. Butto la principessa dietro, così guadagno l'Isir, gigantino sul ponte e andiamo a divertire. Aia, aia, brutta roba qui, bruttissima roba qua, Spara principessa, brava, avete visto? Dall'altra parte del ponte, aiuta, è un piacere la principessa. Eppure non ha fatto nulla di tacte. Noi siamo già in base sua, abbiamo già preso il controllo. Ma tiriamo una palla di fuoco a caso. Io c'ho, guardate, c'ho il gigante che tanca e i miei goblin che gli hanno già distrutto una torre. Cioè vorrei farvi notare, ragazzi, farvi notare, siamo già sotto la torre principale. Non punterò alle 3 corone perché sarebbe un suicidio. Siamo in vantaggio, adesso gestiamoci il vantaggio e cerchiamo di prendere la seconda torre. Quindi per cui principessina dietro, che protegge, tranquilla. Lui c'ha la palla di fuoco, ma dubito abbia intenzione di buttarla adesso, eh. Poi se la vuole buttare, la butti pure. Io butto tutto dietro per ora. E appena si avvicina la principessa, tac, ma faccio il gigante e si fa la replica di prima. Lui si è addormentato, raga. Si è arreso. Se non sbaglio si è arreso, perché non sta facendo niente. 3 corone in saccoccia, raga. Questo è andato a mangiare la pizza. Il mio mazzo fa quittare la gente. Cioè, roba assurda. Guarda, bellissimo. Un piacere. Dammelo un bauletto figo.
Baule d'argento. Andiamo ad aprire uno dei bauli d'oro che avevo da parte. Qualcosa di interessante. Dole, mini pack. Proseguiamo col nostro deck. Non una delle migliori mani alle quali potessi ambire, ma dobbiamo prendere quello che ci dà appunto il convento. Si sono divisi gli arcieri, mannaggia a me, la prossima volta devo stare più attento. Ora io butterei mega sgherro sempre da questo lato, tanto si sta avvicinando il gigante. E il gigante dobbiamo per forza fermarlo con la torre infernale, non c'è alternativa, anzi guarda. Tiro pure una bella tronco in modo che si allontana quell'aggeggio lì brutto. Ha usato una scarica, ma avrebbe potuto fare molto volentieri a meno. Cioè l'ha sprecata tantissimo la scarica. Butto una principessa qui al centro, perché prendiamo un po' di danno gratis altrimenti. E ora direi di andare gigante barile, strategia di prima. Ci teniamo subito la scarica a portata di mano. Vediamo un po'. Vediamo se riesco. Sì che riesco. Bella roba, siamo di nuovo in pompa magna. E cade la torre e siamo in vantaggio. E qui in realtà non c'è granché da fare. Nel senso, c'è l'unico problema è che ora c'ho questo coso in base e dovevo aspettare forse il mettatore infernale. Ci becchiamo qualche colpo, ma è accettabile come compromesso. Devo dire proprio di sì. La mia principessa tra l'altro è ancora viva. È ancora viva e spara sulla torre principale. Vabbè, adesso la salutiamo. Squadra che vince non si cambia. La principessa qui a destra, in modo tale che si focussi sul lato destro della mappa. Gigantino e subito barile a portata, Vai così, bravissimo. C'ho la scarica già pronta come prima. Ah, c'è pure la scintilla però. Aspetta che la fermo. L'ho fermata così riesco a dare più colpi possibili. Ho preso due torri, raga. No, mi è partito male il tronco. Vabbè, è caduto lo stesso la torre, però sono stato sfortunato lì. Vediamo di fermarlo sto gigante, vi prego. No, cosa sta succedendo? Brutta roba lì, No. Raga, che cazzo è successo? Questa è una malefatta. Non so se avete capito che caspita è successo. Ho buttato la truppa nel punto sbagliato, quindi ho perso una torre a gratis. Concentriamoci, la partita è sotto controllo completamente. Bisogna solo difendere, non punto alle tre corone, non mi interessa. Voglio solo vincere questa partita. Guarda, piano piano, bravi, difendete la torre. E si è vinto pure questa, ragazzi. 2-2, niente da dire. Bauletto d'oro. Apriamo quello che si era già aperto di prima. Oro, estrattore, barbari, moschettiere e il spirito del fuoco. Direi di proseguire. Ci mancano 4 corone o 3. Stavolta direi di partire gli arcieri qua da destra, che piano piano fanno il loro dovere. Quegli spiritelli faranno un po' male. E vabbè, ci prendiamo questi danni gratis. Tanto vado di gigante. Metto subito la principessa qua a proteggere. Una bella scarichella così precisa. Guarda il doppio. Dupiccione una fava, ragazzi. Spam! E siamo in base sua. C'ho un gigante in base sua che sta sfondando tutto. E ora arriva un barile di goblin che caccia giù la torre, ve lo garantisco. Guardate. Zazza. Un paio di colpi ancora, dagli un'altra cortellata. Buono, perfetto. Qui si prova a arginare il problema con due arcierini nel mezzo. E certo, moriranno. Però va bene, ci sta, il sacrificio ogni tanto è dovuto. Probabilmente nessuno dei due riuscirà a colpire, il che è un dispiacere perché quei 100 danni ci facevano comodo. Adesso aspetto, non ho furia di giocare le mie carte, l'elisir si sta ricaricando, quindi mega sgherro sulla destra. Aia, subito fermarlo quello, torre infernale sull'Ogrider che dovrebbe sciogliersi, probabilmente ciao. Ora lo metto il gigante, direi proprio di sì, ho giocato il cavaliere in alto a sinistra, a caso. Torre spara nel punto giusto, ti prego. No, peccato lì, peccato. Riesco a cacciare giù la torre, però poteva andare molto meglio. Sono costretto a tirare la tronco in questo caso, anche se probabilmente sarebbe stato molto meglio mettere la principessa. Quindi gli regalo un botto di colpi qua, mannaggia a me, mannaggia. La mia torre c'ha 800 di vite, aia. Brutto, sempre peggio. Non voglio assolutamente dargli la possibilità di vincere, quindi noi puntiamo a prendere la seconda corona, che è quel lato della mappa dove ha attaccato fino adesso. Quindi significa che lo abbiamo beccato un po' impreparato fino ad ora. Mamma mia, quante truppe ha sto cristiano, ditemelo. Devo fermarglielo l'Ogrider, altrimenti perdo ogni cosa. Buono, saluta l'Ogrider, ciccio. Lo saluti però, che cavolo. Un'altra fireball, di nuovo. Caspita, mi invento io qui. Mi sa che questa partita, ragazzi, dobbiamo lottarla più di quanto avevo pensato. Scarica, perfetta, preciso, buono. Ragazzi, ora arriverà la palla di fuoco sicuramente per pareggiare, ma non gli basta. Uno di vita! Quanto godo!
Uno di vita, mai successo. Che benessere. Ci mancano 3 corone per il baule e questa è la terza vittoria consecutiva. Ovviamente ogni mazzo rispecchia il giocatore che lo crea. Il mio stile è molto così, quindi cioè lo vedete subito, io gioco un po' a caso. Però mi piace tipo entrargli in base con le truppe e buttargli i goblin laggiù sull'estrattore. Tutte queste piccole idee che alla fine comunque fruttano perché gli ho polverizzato la base, a me mi rendono molto ma molto contento. Saluta il cavaliere lì. Sarà un problema il moschettiere, sai? Il moschettiere farà un sacco di danni, però è un giusto compromesso. Lui ha perso un estrattore di elisir e c'ha la torre a 300 di vita, quindi anche se arrivo a 1000 sono contento. 1300, ok. Ricordiamoci che probabilmente tronco e principessa cacciano giù quella torre, però anche un barile per conto suo secondo me fa i suoi danni. Ha buttato un'altra volta, è pazzo. Questo è pazzo, raga. Beh, io non mi fermo, stavolta appunto a vincere, mi pare ovvio. Torre cade giù, quegli sgherri muoiono dalla principessa, che fa, mamma mia, la devastazione più totale. Non riesco a tirargli giù stavolta l'estrattore, però va bene, cioè nel senso abbiamo già preso una torre. Il gigante, il gigante ora gli faccio ben poco. Devo mettere gli arcieri e il mega sgherro, più che altro per far morire un arciere e seccargli il principe grazie al mega sgherro. Qui andiamo ovviamente di torre infernale un'altra volta. Carica i suoi danni e porta via tutto. Una bella... Oh, tronco perfetta. Ho preso anche la strega laggiù. Adesso la principessa dovrà aiutarmi da qua giù in fondo a tirar giù quel maledetto moschettiere. Cavolo, c'ho 600 di vita, raga. No! Lui ha 2 estrattori. No, io non posso perdere il vantaggio adesso, raga. Non esiste. Vi rendete conto che sto perdendo adesso? Non va bene questa cosa. Non va assolutamente bene. Spara, cazzo. Abbiamo perso la torre. Il nostro avversario si è ripreso il vantaggio che avevamo guadagnato all'inizio. Eh no, mo mi hai rotto i coglioni però così, eh. Che cavolo. Tiragli giù quel cazzo di estrattore, grazie. Leva di culo quella cagata subito. Una bella scarichetta, tac. Non buttiamo il gigante fino a che non abbiamo la principessa sul campo, perché lui con gli sgherri lo tira sempre in culo. Oh, questa è una bella difesa adesso, mi piace. Una bella tronco che porta via tutte le cose scomode. Il principe in base, a caso. Il principe in base invece è una bella mossa, sai? Una scarica lì al centro magari aiuta. Grazie. Siamo messi male, raga. Non mi piace questa situazione. Pensare che la sua torre c'ha 800 di vita, che è davvero poco, cavolo. Ma è sudden death già? Che noia se è sudden death. Il pareggio. Lui ha vinto grazie agli elisir, ragazzi. Che tristezza. Ora dire che ci mancano ancora 2 corone. Come mano di partenza mi piace, giocherò sulla sinistra, visto che lui ha giocato i suoi arcieri dalla parte destra. Mi dispiace solo non avere la principessa a portata di mano. Vabbè, dobbiamo giocare senza la principessa per ora. La principessa sta arrivando un pochino tardi, vabbè. Pazienza, dai una bella scarichetta là. I miei goblin hanno fatto un botto di danni in ogni caso. 1300 e quasi è morto pure il moschettiere, che morirà grazie alla principessa. Da qua giù non dovrebbe arrivare. Dovrebbe morire, vero? Grazie mille. Un colpo solo, bravo. Siamo in vantaggio per ora, eh. Usato la fireball, il nostro avversario. Sono 4 di elisir, dovrebbe avere 1 di elisir. Noi ne abbiamo 7. Quindi facciamo arciere e subito gigante davanti. Vai. No, ho sbagliato. Ho sbagliato, maremma maiala. Userò questa tronco per cercare di rimediare la situazione, ma affanculo, accidente a me. Capita di sbagliare e ti becchi 400 danni di moschettiere. Estrattore, bene. Ti vengo subito incontro da una bella scarica da sopra. Pam, ti fermo anche il mini pecca. La torre dovrebbe cadere con i colpi della principessa adesso. Un colpo, principessa. Vai, spara, 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 spara. Sì, ce l'ha fatta. Grande, grande princess, cavolo. Porta via tutto, porta. Abbiamo un minuto per resistere agli attacchi del nostro avversario. Elisir per 2. Quello glielo cacciamo giù, assolutamente. Non posso permettere che guadagni tutto questo elisir. Ma siamo pazzi. Ciao. Proprio no. Tutta la vita non esiste. La principessa ha fatto il suo dovere. L'elisir adesso scoppia. Metti la torre, così non si avvicina mai. Manco, una bella tronco a dovere. Porca puttana, portavo via tutto, portavo via. No, non può fare niente, raga. Non può assolutamente fare niente adesso. No, cosa? Come ha fatto ad arrivare in base a quel mini cicciolo? Come ha fatto? Cioè, io va bene, nel frattempo ho preso la torre di destra mentre lui non se ne accorgeva. Però, insomma, per farvi capire, è bastato un secondo per avere l'aggeggio in base. Ma non esiste. Fermatelo, 7 secondi. No, ma che cazzo? Devo fare 100 danni a quella torre, per piacere. Non scherziamo. Coltellatina dei goblin. E vincono. E se la portano a casa.
Mamma mia, un unico pareggio e tutte vittorie. Cioè, tanta roba. Due corone precise per il baule finale. Non ci trovo mai niente, per la soddisfazione di ottenerlo ogni volta che giochiamo. Per me è grande. E voilà, le guardie. Cari amici, questo era il mio mazzo. Fatemi sapere quali sono i mazzi che utilizzate voi. Io da tantissimo voglio fare una rubrica dove utilizzo esclusivamente i vostri mazzi all'interno di un video. Però scrivetemi qua sotto tutte le carte che volete che metto all'interno del mazzo e votate i mazzi più fighi. Spero che vi sia piaciuto. Se è stato, spolliciate, commentate, condividete. Se c'è il prossimo video, qua sempre tutto. La cosa buffa è che stanotte uscirà la nuova carta, quindi il giorno in cui esce la carta uscirà il video con la carta e questo video uscirà probabilmente settimana prossima.